L'unica pellicola in 35 mm del Festival del Cinema targato 2014 è The Iron Mask, copia restaurata dell'originale del 1929 per la regia di Alain Dwan, presentato dal direttore Barbera in sala Volpi alla presenza di Rajendra Roy, responsabile della sezione cinema del MoMA, che ha curato il recupero. Il film rappresenta l'ultimo grande film muto e narra il seguito delle vicende dei tre moschettieri nella Francia di Luigi XI e XIV. Buonasera a tutti e benvenuti alla presentazione di questo ennesimo film restaurato nella sezione Venezia Classici. Ho il grandissimo piacere di presentarvi Rajendra Roy, che è il direttore della sezione cinema del MoMA di New York, che ha restaurato questo film. E mi fa anche piacere farvi notare che è l'unica copia di 35 mm che, di un film restaurato che proiettiamo nella sezione Venezia Classici, perché tutti gli altri sono ormai su supporto digitale. Intanto ringrazio davvero il MoMA e la Rajendra Roy per aver accettato il nostro invito. È la prima volta che abbiamo il piacere di presentare un restauro realizzato da uno dei più importanti musei del mondo. E accogliamo la Rajendra Roy con un caldo applauso. Grazie. To this presentation of the nth restoration in the series Venice Classics. It's a great honor and a great pleasure for us to have here the cinema section, Rajendra Roy, who is in charge of the cinema section of MoMA in New York. And in fact, this is the only 35 millimeter film that we are in fact showing. All the other films, restored films that we're showing, are in fact on digital support. So we'd like to thank MoMA very much because they restored it, and also especially thank Rajendra Roy for being here. This is the first time we've had the opportunity to present one of their restorations. The floor to Rajendra Roy. Grazie, grazie mille. Thank you, buonasera. Thank you so much for being here. I want to thank Alberto for having the courage to invite this film, because the minute he said, would you consider it? I said, yes, but would you consider film as well? And my joke all week has been that I have the only film in the Venice Film Festival. Grazie tante, grazie di essere qui, e anche vorrei ringraziare Alberto di aver avuto il coraggio di aver accettato questo film, perché quando lui mi ha chiesto ha detto assolutamente sì, però accettate anche la pellicola. Difatti la battuta è che questo è l'unico vero film nel festival. I also want to thank Julia Vallan, who's been our champion in this process, but the biggest thanks tonight go to the projectionists for being again so courageous to show what is now an ancient technology. Vorrei ringraziare anche Julian Vallan che ci ha aiutato, ci ha assistito in tutto, ma vorrei soprattutto dare un grande ringraziamento a chi fa la proiezione, appunto con questa tecnologia ormai antica. But I did read your introduction to this section, to Venice Classics, and I have to say I agree. Digital technology is the friend of film preservation, not because it will help it last physically, but because it helps introduce it to new audiences. So we did make a DCP, a digital version of this as well, which is available, which again, I thank you for allowing us not to show that, but to show our print. Ho letto l'introduzione che avete scritto della Venice Classics, la sezione, e io sono d'accordo, effettivamente la tecnologia digitale è l'amico appunto del film, non tanto perché assicura la conservazione, ma soprattutto perché introduce un film a un nuovo pubblico. Effettivamente noi abbiamo fatto una versione digitale di questo film, comunque grazie di poterci far vedere questo sulla versione originale. And just a few words about the film you're about to see. In a way, it's a perfect film to represent this landmark transition in technology. In this case, here at the festival, from film to digital. This was a film that represented the transition from silent to sound. And what you will see tonight is actually that hybrid moment. So this was intended in a way as the last great silent, but it also knew that sound was coming. So it's the first time the original film has been married to the original soundtrack, which was played in 1929 on Vitaphone discs. MoMA found those discs
and married the image, which we have had since the 30s, directly from Douglas Fairbanks, to the original discs, which had been lost or in private hands. So you will see and hear the film as it was seen and heard, approximately, in 1929. Allora, qualche parola sul film che state per vedere. Questo è un film perfetto per indicare questa transizione così importante dal mondo del film, della pellicola, al mondo digitale, perché effettivamente questo film si trovava ad essere fatto nel momento in cui il film muto stava per poi dare spazio al film sonoro. Quindi è questo momento cosiddetto ibrido che, in cui viene fatto questo film. E si chiama anche, sì, è stato chiamato l'ultimo grande film muto, però è un film che sapeva che era in arrivo il sonoro. E questa pellicola, questo che vedete, è effettivamente quando abbiamo messo insieme il suono, che poi era su dischi, che abbiamo trovato soltanto dopo, poi questo film è stato fatto vedere nel 1926, abbiamo appunto abbinato il suono sui dischi che abbiamo trovato con la pellicola che era posseduta da Douglas Fairbanks. Quindi voi vedete il film come è stato visto nel 1926. So, 29, credo. 29. And just one last word, remember Douglas Fairbanks and Alan Dwan, his director, were about big entertainment. So this was meant to be big fun. I hope you have big fun with it tonight. Grazie. E anche ricordatevi che sia Douglas Fairbanks che il regista Alan Dwan volevano fare il film grandioso, di grande divertimento, di grande entertainment. Quindi penso e spero che sarà la stessa cosa per voi. Thank you so much. Thank you very, very much again. Leggenda Roy, buon divertimento a tutti.